Raga, mi raccomando, ascoltate questi 2 minuti di intro che ho fatto, poi vi spaccate il montaggio dei 7 minuti che è una bomba. Vi chiedo solamente di ascoltare questi 2 minuti perché sono veramente importanti. Sei cimbras a tutti ragazzi, qui Blur e oggi finalmente siamo qui con forse il video a cui tengo di più, forse negli ultimi 6-7 mesi quasi. Senza dilungarmi troppo ragazzi, era un anno che io non facevo un montaggio. Stallions TV Blur nasce come giocatore di COD. Dovete sapere che queste cose andavano tantissimo tempo fa. Tutte queste cose con le quali io e magari alcuni di voi sono cresciuti, però la passione alla fine resta e quindi poi le cose piano piano vengono fatte. Non voglio dilungarmi troppo, devo dire solo due cose veramente importanti. Il primo è il ringraziamento a coloro che mi hanno aiutato per questo montaggio, che sono Vasce per la scritta iniziale che vedrete, ma soprattutto il grande uomo che ha fatto tutto quanto praticamente, cioè Teo, Acaron, come cazzo lo conosciamo noi, che si è prestato per editare il montaggio e sapete quanto sia un onore per me avere lui come editor. Quindi un grazie e poi un'altra cosa. Come vi ho detto ragazzi, io negli speciali continuerò a chiedergli di farli andare bene, semplicemente perché sono video tanto importanti e soprattutto questo, raga, affidatevi, ha un valore effettivo molto grande proprio perché io immaginate che 5 anni e mezzo fa, 6, fra poco faccio il settimo in realtà di anno su YouTube, facevo questo, facevo montaggi e mi divertivo così e mi diverto tuttora, quindi non è vero che poi YouTube cambia sempre le persone in peggio. E quindi, raga, io ci ho pensato tanto, se voi mi farete vedere che in un certo senso riuscite ad abbracciare questa mia passione, anche magari quelli che non hanno mai visto un montaggio di Call of Duty, e arriviamo a 40.000 likes, io al prossimo video che farò vi darò una mia email dove mandare le vostre clip di gioco per fare un altro community montage italiano, che penso che con i numeri che ho ora magari in un certo senso ci potrebbe veramente rappresentare anche all'estero, non lo so. Però ci tengo veramente tanto e ci tengo veramente tanto che lasciate un mi piace, lo dico. Ora ammazzatemi, tiratemi i coltelli, però sì. Arriviamo a 40.000 mi piace perché so che ce la possiamo fare. Ultima cosa, le canzoni le ho fatte scegliere tutte a voi, anche se poi sono gusti anche miei personali e sono copyright. Però ci tenevo a dire questo, non per farne un mio vanto, quanto per farvi capire che alle volte non è sempre il soldo che appaga la persona. Anche avere la soddisfazione di fare qualcosa perché veramente è una cosa che tu fai da tanto tempo e ti piace farla, può di molto superare il pensiero: oh mio Dio, il video è monetizzato o il video non è monetizzato. Fate sempre le cose che vi piace fare perché riescono intanto meglio e poi hanno veramente un altro sapore quando si portano a compimento. Raga, io vi lascio al video, mi sono veramente dilungato troppo, scusate. Un commento se alla fine vi è piaciuto, che pezzo vi è piaciuto di più del montaggio e niente, divertitevi. When the night is cold and you feel like no one knows what it's like to be the only one buried in this hole, you can make it to the sunrise. Better days, the hurt and the pain.
rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Tactical nuke is ready for launch. How do I proceed? Like nothing's changed. Everybody's asking me, are you okay? Struggle every second minute of these days. One side it up, but threw it all away. Let's do this. Was it something I did? Was it something you said?